Grazie Presidente. Allora, questa mozione si inserisce in un bisogno di sicurezza davanti alle scuole, l'esigenza di sicurezza perché incidenti se ne verificano, non solo davanti alle scuole di stretta competenza comunale, ma anche nelle scuole, negli istituti di istruzione secondaria di primo e addirittura di secondo grado. Quindi proprio nella logica di questo noi chiediamo con questa mozione una verifica dello stato di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale che è situata dinanzi ai plessi scolastici, nonché laddove è possibile l'istituzione di nuove zone 30, quindi limiti di velocità e soprattutto nei punti maggiormente a rischio per la sicurezza dei pedoni. E si richiede soprattutto nelle zone, nelle scuole, davanti alle scuole dell'infanzia e anche di istruzione secondaria di primo grado, una maggiore presenza del corpo della polizia locale durante le fasi di ingresso e uscita degli studenti. Ancora riteniamo fondamentale che vengano previsti gli stalli per la sosta dei veicoli degli scuolabus in modo da consentire in tutta sicurezza la salita e la discesa dei bambini. Non ultimo che si favorisce meglio ancora la promozione di corsi sulla sicurezza stradale da tenere appunto negli istituti scolastici, quindi arricchendo la mappa dell'offerta formativa che il Dipartimento Politiche Educative, anche in collaborazione con il Dipartimento Mobilità, redige ogni anno e che quindi propone alle scuole, sicurezza stradale che metta ovviamente al centro il rispetto per la vita e per la persona. Grazie.